Ciao a tutti. Allora, visto che la situazione è questa, ho deciso di fare qualche piccolo video con degli argomenti del programma del B1 di arrangiamento e composizione, in modo da potervi dare un po' di spunti per lavorare un po' e andare avanti. Le cose di cui parlo in questi video, naturalmente vi indicherò dove stanno nella cartella Dropbox, in modo che potete anche seguire in diretta con me. Magari vi mettete nello schermo, vi stampate la partitura di cui parlo e che magari analizzo per parlare degli argomenti. E nello specifico, vi voglio far guardare un brano che avete nella cartella. Dei brani, vi dico anche la cartella quattro fiati. Nelle cartelle che vi ho dato lì nella Dropbox c'è un settore dove c'è due fiati, tre fiati, quattro fiati, quattro e cinque fiati. Visto che finora abbiamo lavorato a quattro, e poi il prossimo video che farò sarà appunto sulle cinque, sulle tre voci. Ma in questo video vediamo un brano a quattro voci e anche parlerò dei drop, perché in questo brano sono utilizzati i drop. Il brano si intitola Yearning, è un blues di Oliver Nelson, e dopo ce l'ascoltiamo e io ho qui davanti a me la partitura di Sibelius che trovate. Per chi non ha Sibelius c'è anche la partitura in PDF. Attenzione che naturalmente che la partitura in PDF è trasposta, quindi è un blues in do, quindi vedete due diesis per gli strumenti in si bemolle, il tenore e la tromba, e tre diesis per il contralto e il baritono. Io vi consiglio naturalmente di avere Sibelius anche se non lo usate per scrivere, ma almeno potete aprire questi file e guardare tranquillamente la musica di cui parliamo. Vediamo innanzitutto questo discorso dei drop. Allora, droppare praticamente significa trasportare una voce all'ottava sotto. È un procedimento tutto sommato abbastanza semplice, perché una volta realizzato un voicing a quattro parti, è possibile droppare, portare una di quelle quattro voci l'ottava sotto. Questo per dare al voicing un po' più di frequenze basse, praticamente. Se numeriamo le voci dall'alto 1, 2, 3, 4, è possibile avere in un voicing 4 voci il drop 2, cioè togliere la seconda voce da questa posizione e raddoppiarla in basso, drop 3, idem, oppure drop 2 e 4, cioè la seconda e la quarta voce si tolgono e vanno portate un ottava sotto. Se per esempio io ho un voicing del do settima, non so, in cui per esempio ho al canto la nota sol, mi, do, si bemolle, posizione stretta, se il mi, cioè la seconda nota, sol, mi, do, si bemolle, lo tolgo dalla posizione, lo metto sotto, diventerà sol, do, si bemolle, mi. Questo. Il drop 3 sarà Sol, Mi, Do, Si bemolle. Il Do andrà all'ottava sotto, quindi resteranno in alto Sol, Mi, Si bemolle e il Do. Quindi si va da posizione stretta, drop 2, drop 3, drop 2, 4 vorrà dire che sia il Mi che il Si bemolle andranno sotto, rimarranno in alto il Sol e il Do, Sol, Do. Poi Mi, Si bemolle. Quindi sentite da questo a questo quanto cambia il suono e quante frequenze basse vengono aggiunte. E naturalmente, dal punto di vista pratico, tecnico, allora i drop si utilizzano un po' per questo discorso proprio di equalizzare con più frequenze basse il suono, un po' per necessità a volte di registro.
perché alcuni strumenti gravi, come il sax baritono, come potrebbe capitare anche al trombone, come al sax tenore, quando la melodia sale molto, per esempio va fuori dal pentagramma, scrivere a parti strette potrebbe voler dire che alcuni di questi strumenti non ce la fanno più, cioè vanno fuori range, oppure comunque sono sempre costretti a lavorare in un registro molto chiaro, molto acuto, e quindi potrebbero non essere adatti, un po' per motivi di volume, perché per esempio io magari vorrei una sonorità piano, ma magari il trombone nell'acuto fa fatica a suonare piano, quindi allora meglio portare giù una voce e farlo suonare in un range più comfort. Oppure, per esempio, ecco, uno strumento tende ad emergere perché ha un timbro più, come dire, più potente, un timbro più netto, più definito nel registro acuto, e quindi non è conveniente farlo emergere. Io voglio tenerlo in secondo piano e quindi faccio una posizione drop e lo porto nell'ottava sotto. Un'altra cosa da considerare è che più le voci sono distanti, perché se io faccio un voicing a parti strette, la distanza media è questa. Se io faccio per esempio 2-4, le mie quattro voci sono così. Quindi i singoli personaggi, i singoli suoni degli strumenti sono molto più identificabili e molto più in evidenza. Immaginate come fare una foto di gruppo in cui io ho 10 persone messe così e io invece ho 10 persone, quindi si distinguono molto meglio. Questo a volte è positivo perché io voglio questo effetto, a volte è negativo perché, soprattutto nell'impasto, a volte vorrei magari non far sentire in maniera troppo definita i protagonisti, quindi meglio lavorare a parti strette. Se invece voglio, che i quattro suoni che ho si distinguano bene, allora posso lavorare in posizione di drop. Alcune raccomandazioni base. Adesso vedremo anche nel brano River Nelson, in realtà usa molto i drop, a volte in maniera anche insospettata, cioè ci aspetteremmo per esempio l'utilizzo del drop 2 e 4, cioè quello più aperto nelle note più acute e magari le parti strette nelle note più basse oppure nelle note intermedie drop 2. Invece vediamo che lui in realtà nella parte più bassa del tema usa il voicing 2-4. Ok? Qual è il limite a questa cosa? Il limite è questo, cioè vi ricordo che sotto il Fa, questo Fa, cioè il Fa sotto il Do centrale, sarebbe bene non far scendere le tensioni, ok? Quindi se vedete che facendo i drop una tensione, per esempio una nona, una tredicesima, scende sotto questo Fa, non è conveniente. Bisogna utilizzare una posizione più chiusa. L'altra raccomandazione è questa: scrivendo a parti strette, le parti strette stanno dentro un'ottava, quindi non c'è mai il rischio di fare una nona bemolle, un intervallo di nona bemolle tra le voci, perché stanno dentro un'ottava. Ma dal momento in cui già io faccio un drop 2, per esempio così, è possibile che nascano delle none bemolli e la nona bemolle non è un intervallo possibile. L'unica nona bemolle che si accetta è quella tra la tonica e la nona bemolle in un accordo di dominante, tipo Do, Mi, Sol, Si bemolle, Re bemolle, è ok, ma questo è un intervallo, è un accordo di nona bemolle. Ok? Tutto il resto non si può fare. Tipo la nona bemolle è un classico, per esempio, tra la terza di un accordo minore e la nona, cioè Do, Sol, Re, Mi bemolle, Do minore con la nona sotto e la terza sopra. Questo non funziona. Oppure tra la settima e la tredicesima, La e Si bemolle nel Do settima devono stare sotto il Si bemolle e sopra il La, e non viceversa. Quindi attenzione se fate un drop a controllare la nona bemolle. L'altra cosa è questa: per interi passaggi, cioè se voi pensate di armonizzare un intero passaggio, cioè per esempio non so, quattro misure oppure otto battute, tutto un avvio, tutto un ario, un tema, o un intero special, per esempio un passaggio intero,
le uniche due possibilità di lavorare su un passaggio intero sono a parti stretto in drop 2. Non si trova nessuno special, nessuna parte estesa in drop 3, per esempio, o in drop 2 e 4, perché il suono è molto slabbrato, è molto aperto, ok? Quindi non è molto efficace. In un passaggio tipo sole, tipo special, è molto più efficace stare a parti strette o in drop 2, ok? Quindi posizioni non troppo aperte. Quindi in questi casi drop 2 o parti strette. Per singole note all'interno della melodia, allora si può cambiare anche posizione. Per esempio, immaginate una melodia che fa dei salti, cioè tipo, non so, quindi potrei armonizzare la prima nota mi bemolle a parti strette e magari la seconda drop 2, ok? I due mi bemolle, uno è basso e quindi non mi conviene fare drop, quello acuto potrei fare drop 2 perché è in un'altra posizione. Questo cosa facilita? Facilita il fatto che quando la voce principale ha un grande salto, una quinta, una sesta, un'ottava, non faccio fare lo stesso salto alle voci sotto, cioè le voci sotto saltano meno, magari saltano una quarta oppure una terza, o addirittura se il salto non è molto grande potrebbero anche fare un moto contrario, ok? Addirittura quindi magari la voce al canto sale e la quarta voce scende per via del drop, quindi a volte è auspicabile anche questo moto contrario. Altro caso, per esempio, non so, che è una melodia tipo questa che in pochi beat, cioè in 3 o 4 beat, percorre un'intera ottava. Potrei decidere, man mano che la sala sale, la scala sale, di partire, ecco, cambiare posizione, tipo partire magari in parti strette, non so, tre note, poi due note in drop 2 e le ultime due magari in drop 2-4, per avere, ecco, questa specie di moto contrario generale tra le parti. Quindi questo è un po' il discorso generale sui drop. Drop 3, per esempio, non è così usato perché praticamente cosa succede? Drop 3, togliendo questa nota, mi crea una specie di cluster tra le due voci acute e poi molto spazio nelle due voci gravi, quindi non è molto ben distribuito, ok? Drop 2 è un voicing, per esempio, molto molto usato, e anche molto usato, per esempio, per chi non è chitarrista, anch'io li uso spesso, per esempio quando vuol scrivere dei voicing per chitarra. Di solito, ecco, il drop 2, la posizione di drop 2 a quattro parti è quasi sempre realizzabile sulla chitarra, quindi un'ottima soluzione per chi vuol scrivere qualche voicing per la chitarra e non è chitarrista, non sa mai se quello si può fare o non si può fare. Veniamo al pezzo, così vedremo un po' di cose interessanti. Allora, il brano si chiama Yearning, lo trovate nella cartella quattro fiati, se volete appunto lo cercate, stoppate il video e poi ripartite quando siete pronti. In questo brano troveremo tantissime informazioni, veramente un corso di arrangiamento incredibile, già solo questo. È un blues in do, è un blues particolare perché è un blues sostanzialmente che ha due temi, lo sentiamo, adesso lo ascolteremo, ha un tema più disteso adesso, qui non ce l'ho tutto davanti, comunque sentirete un tema di questo tipo molto basato sostanzialmente su un riff, anche qui la forma è A, B, è un po' come il blues che dovreste scrivere voi per l'esame, perché ha una stessa idea che si ripete quasi uguale per le quattro e le seconde quattro, le prime quattro e le seconde quattro, e poi nelle ultime quattro ha un'idea
ha un riff pentatonico sul pedale di dominante di Sol. Eccetera. E poi ha un secondo tema invece che è basato su un'idea completamente diversa. Eccetera, un altro riff praticamente che poi dura tutto il... è un carattere anche un po' più gospel nella parte dell'armonizzazione che vedremo. Vi ricordo allora come sempre il primo step, l'analisi melodica, andremo a vedere nota per nota cosa succede, distingueremo gli approcci dalle note cordali, vediamo che tipo di approcci utilizza, se la realizzazione sarà a parti strette o sarà in qualche drop, e poi altre cose vedremo interessanti. Vi ricordo appunto le tecniche di armonizzazione degli approcci che abbiamo visto, che sono innanzitutto quello diatonico, ok, quando le voci si spostano tutte nella stessa direzione sulla scala dell'accordo del momento. L'approccio di dominante, cioè la dominante dell'accordo del momento, per esempio un re minore, e la dominante sarà un la settima. Quindi vado a mettere nella nota di approccio un accordo di la settima. L'approccio diminuito, che abbiamo visto corrisponde in alcuni casi al diminuito del settimo grado, non lo so, sono in fa minore, mi diminuito sarà l'accordo da utilizzare per approcciare, ma in alcune specie di accordo, tipo l'accordo major 7, l'accordo di dominante, l'accordo di dominante alterato, quindi bemolle 9, bemolle 13, c'è anche la possibilità di utilizzare il diminuito dell'accordo stesso, cioè nel mio do settima, ok, potrò usare do diminuito anche come accordo di approccio. Sul do settima alterato lo stesso potrà funzionare il do diminuito. E sul do major 7 lo stesso potrà funzionare il do diminuito, per via del fatto appunto che abbiamo visto nella rilettura bebop degli accordi il do settima corrisponde a sol minore sesta, quindi a fa diesis diminuito come accordo di passaggio. Il do major 7 corrisponde a sol sesta, quindi a fa diesis diminuito uguale do diminuito. Il do settima alterato corrisponde a re bemolle minore sesta, e quindi anche lui avrà do diminuito di passaggio per queste ragioni. Per gli altri basta pensare al settimo grado, che comunque corrisponde al diminuito che abbiamo anche visto nella tabella degli accordi bemolle. Quindi diminuito, e poi c'è il cromatismo, quindi quando la melodia è cromatica, veramente non mezzotono diatonico, ma il cromatismo proprio di alterazione, c'è l'approccio cromatico, quindi tutti si spostano di mezzo tono da sopra o da sotto verso la nota target. Doppio o triplo o quadruplo cromatismo, cioè quando c'è una melodia di questo tipo posso spostare tutto un accordo, lo stesso tipo di accordo, fino all'arrivo, quindi armonizzo la nota di arrivo e poi a ritroso armonizzo tutte le altre spostandomi cromaticamente. Poi c'è l'armonizzazione parallela, qui vedremo due o tre cose interessanti sul parallelismo, che abbiamo visto consiste nello spostare di un tono, perché già l'armonizzazione cromatica è una forma di parallelismo, ma quella parallela nel vero senso della parola si intende per più di mezzo tono, quindi per almeno un tono. Quindi io devo arrivare, non so, a mi minore, ci arrivo con un re minore, oppure devo arrivare a un sol settima, ci arrivo con un fa settima, cioè parallelamente con un tono di distanza da sopra o da sotto. Poi nel caso di pedale, come vedremo qua, nel caso di accordo fermo, cioè di basso fermo su pedale, si può anche armonizzare un intero passaggio tutto in maniera parallela, ok? Perché praticamente si crea una specie di sonorità, non c'è più un così
stretto una relazione armonica, ma semplicemente un discorso di colore, di sonorità. Vedremo qui due o tre bellissimi esempi di armonizzazione parallela. Poi abbiamo visto un po' del discorso delle tonicizzazioni, cioè che questo c'è benissimo spiegato nel libro di Tomaro, Instrumental Jazz Arranging. In cui lui parla di tonicizzazioni a due accordi, cioè l'accordo di arrivo, no? Che sarebbe l'accordo target che io ho, la nota cordale che io ho nella mia analisi melodica, e la tonicizzazione quella prima, cioè l'accordo che gli vado a mettere prima. Abbiamo visto che in parte corrispondono a quelli che abbiamo detto finora, cioè il diminuito del settimo grado, il parallelismo diatonico, la dominante. Lui aggiunge anche il tritono, cioè se io devo approcciare Do, lo approccio con Sol, ma anche con Re bemolle settima, chiaramente. E poi ce ne sono due interessanti: il settimo bemolle settima, cioè approcciare per esempio Do maggiore o minore con il Si bemolle settima, quindi il bemolle 7 settima, oppure questo solo nel caso del maggiore con il settimo grado, cioè approcciare il Do settima con il Si settimo, oppure il Do major 7 con il Si settima. Ok? Questo per quanto riguarda due accordi. Lui estende il discorso anche a tre accordi. Cosa vuol dire tre accordi? Vuol dire che io devo avere un piccolo pacchetto di tre note. Ok? Quindi un pacchetto di tre note vuol dire, non so, Do, Re, Mi. Ok? Do, Re, Mi. E se quel Mi è sull'accordo di Do, io al posto di considerare il Do come cordale, il Re come passaggio e il Mi come cordale, considero Do, Re, Mi come una piccola parentesi di tre note. Il Mi sarà l'accordo di arrivo, cioè Do, e poi nel Do e nel Re potrò scegliere tra vari tipi di tonicizzazione, o meglio, quelli che sono possibili. Ok? Quindi, per esempio, potrei fare. Il quinto grado diventa secondo, quinto, primo. Quindi potrei fare Do con Re minore, Re con Sol settima e Mi con Do maggiore. Oppure anche Re settima, Sol settima, quindi Do con Re settima, Re con Sol settima e Mi con Do. Ok? Col diminuito non si possono fare tonicizzazioni a tre perché il diminuito non può essere preceduto dal secondo grado. Però, per esempio, con il tritono sì, ma in questo caso io, avendo il Re al canto, l'accordo di Re bemolle diventa una forzatura, anche se si può fare non a bemolle, ma a quel punto tanto vale mettere Sol settima. Però, per esempio, potrei fare il bemolle 7, 1 diventa quarto bemolle 7. Uno, cioè, per esempio, Fa Si bemolle Do, Fa minore Si bemolle settima Do. Allora potrei fare Do con il Fa minore, Re con il Si bemolle settima e Do con il e Mi con il Do. Oppure Do con il Fa settima, Si bemolle settima Do. Oppure il settimo primo diventa diesis 4 settimo primo, cioè Fa diesis settima, per esempio, o Fa diesis minore settima, o Fa diesis semidiminuito. In questo caso, avendo il Do al canto, posso usare il Fa diesis semidiminuito, il Si alterato con il Re al canto Do. Oppure Fa diesis settima, in questo caso sarà diesis 11. Ok, questo è un po', comunque avete tutta questa roba anche nel libro, mi raccomando, ecco, questo diciamo, apre parecchie soluzioni interessanti, quello discorso della tonicizzazione. Trovate tutto sul libro di Tomaro, nella prima parte, dove c'è tecniche generali. Allora, iniziamo a guardare alcune cose di questo brano. Innanzitutto vi faccio ascoltare i due temi. Ok, ascoltiamo insieme i due temi.
Ok, questi erano i due temi iniziali. Adesso cerco di ritrovare. Adesso ascoltiamo soltanto le prime quattro misure e poi le suono e ne parliamo un attimo. Queste erano le prime quattro misure. Allora, siamo qua. Ok, gli accordi sono Do settima, la prima misura, Fa settima, Do settima. Poi vi invito ad avere davanti lo spartito, se no è difficile. Ora, la melodia fa così. Si naturale Do. Sol, Fa, Re, Do, Si, Do, 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 La, Sol, Mi, Re. Allora, Si naturale sul Do settima è chiaro che è un cromatismo, è una nota fuori scala, quindi se è un approccio cromatico al Do. Ok? Quindi Do e Sol sono cordali, poi andiamo in Fa, Fa, Re, Do. Fa e Do sono cordali, il Re è un'appoggiatura perché è in battere. Ok, poi torniamo, andiamo avanti. Si, Do, 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 La, Sol. La è appoggiatura, Sol è cordale, poi c'è Mi bemolle, Re. Ora, Mi bemolle è chiaramente una blue note. Ok, e appoggia il Re. Che il Re diventa nona perché l'ultima nota della frase dura due quarti, quindi non può essere approccio a nulla. Ok? Oh, vediamo lui. Quindi questa è la sua interpretazione della melodia. Vediamo dal punto di vista dei voicing cosa succede. Per esempio, il primo voicing è questo. Ora vedete, se partite dal Do, il voicing è fatto così: Do, La, Mi, Si bemolle. Do, La, Mi, Si. Supera l'ottava, quindi questo mi fa pensare che non è a parti strette. Allora, io i passi per ricostruire il suo percorso quali sono? Innanzitutto il La è già una sostituzione del Sol. Il voicing nudo e crudo sarebbe stato Do, Si bemolle, Sol, Mi a parti strette. Ok? Lui cosa fa? Porta giù il Si bemolle, quindi il Si bemolle me lo ritrovo nella voce 4, e poi il Sol che nella voce 2 diventa La, quindi diventa tredicesima. Quindi questa posizione è praticamente drop 2 con la tredicesima al posto della quinta e il Si settima che lo precede è esattamente nella stessa posizione, mezzo tono sotto, ok? Vediamo le altre due note. Sol, Fa al canto, abbiamo detto nel Sol c'è il Do settima e nel Fa c'è Fa.
Partiamo quindi dal Fa. Il Fa dall'alto è Fa, Re, poi Mi bemolle, La. Questo è molto largo, mi fa pensare che non sia drop 2, ma sia qualcosa più largo. Anche qui il Re non fa parte delle quattro note base, perché è già una tensione, quindi lo riportiamo a Do. Quindi il voicing base sarebbe stato Fa, Mi bemolle, Do, La. Ora, come vedete, il Mi bemolle e il La, il pacchetto 2-4, invece me lo trovo come voce 3-4, cioè nell'ottava sotto. E poi al posto di Do lui metterà, quindi suona così. Quindi questo è un Fa 7 con la tredicesima in posizione di drop 2, drop 4. Quindi si passa da 4 alle prime 5 note, praticamente queste, drop 2, subito a drop 2, 4. Il Do settima che precede il Fa, cioè quando canta Sol, Sol, Mi bemolle, Mi naturale, Si bemolle. Che cos'è quel Mi bemolle? Quel Mi bemolle è la sostituzione con la nona diesis del Do. Anche qui il voicing semplice sarebbe stato Sol, Mi, Do, Si bemolle. Lui porta giù il Mi e Si bemolle qua, e il Do tonica lo trasforma in Re diesis. Io ho scritto Mi bemolle per comodità, che dà anche un colore blues alla, perché comunque il Mi bemolle è una blue note in questo caso, no? Vediamo le due note successive. Re, Do, dentro il Fa settima. Abbiamo detto il Do è nota cordale e il Re sarà nota di appoggiatura. Sotto il Do abbiamo Do, Sol, Mi bemolle, La. Anche questo eccede l'ottava, quindi è sicuramente in drop. Il Sol è la nona e quindi sostituzione del Fa. Anche qui il voicing sarebbe stato Do, La, Fa, Mi bemolle. Lui porta giù il La e il Fa lo trasforma in Sol e diventa Do, Sol, Mi bemolle, La. Ok, quindi anche qui drop 2. Quindi avete visto, drop 2 per 5 note, drop 2, 4 per le due note più acute e drop 2 nelle due note sotto. In quel Re, Do, Re, Do, nel Re mette Re, La bemolle, Mi bemolle, Si bemolle. Che cos'è questo? È un Do settima, praticamente con la nona al canto, ok? E il La bemolle che è bemolle 13. Anche questo che ha un colore un po' blues nel Fa settima, cioè il La bemolle ha un po' l'effetto del Mi bemolle nel Do settimo, quindi molto molto intensa la sonorità blues dentro questo pezzo. Passiamo alla battuta dopo. La melodia è cioè identica nelle prime 5 note, cioè c'è ancora Si, Do, 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 poi La, Sol, Mi bemolle, Re. La melodia è identica, però se vedete bene la disposizione non è identica, perché è più larga rispetto a prima. Se prima era così, praticamente, cioè in drop 2, adesso siamo qua invece. Vedete la nota grave? Lui cosa fa? Non ripete la stessa posizione, ma in questo caso usa il drop 2 e 4, dove prima aveva usato drop 2. Anche qui se parto dai Do, il Do sarebbe Do, Si bemolle, Sol, Mi. Lui tira giù il Mi e il Si bemolle, quindi restano Do, Sol, Si bemolle, Mi. E poi mezzo tono sotto c'è l'approccio. E poi vediamo le due note successive. La, Sol, La, Mi bemolle, Si naturale, Fa. Questo che cos'è? È un bel Sol settima,
fa e si sono terza e settima, il la e la nona, mi bemolle e bemolle 13. E qui siamo invece in drop 2, che anche il sol, vedete, sol, mi, do, si bemolle, diventa sol, do, si bemolle, mi, con il do che diventa re, quindi sol, re. Le ultime due note della frase, mi bemolle, re. Il re è nona, quindi re, si bemolle, sol, mi, e lui sostituisce il sol mettendo il la, quindi fa re, si bemolle, la, mi. E nel mi bemolle mette mi bemolle come prima, si naturale, si bemolle, fa. Che voicing è questo? Potremmo pensarlo come un sol settima alterato o come un re bemolle settima. In ogni caso è un approccio di dominante perché siamo in sol settima. Ok? Qui il voicing puro pulito sarebbe stato mi bemolle, tensione, quindi salto il re, vado a si, sol, fa. Il sol tonica lui lo sostituisce con la nona diesis, quindi la diesis si bemolle. Quindi sol settima alterato o re bemolle settima 9-13. In ogni caso dentro la categoria di dominante. Ok, quindi avete visto, e questo naturalmente è invece a parti strette, quindi avete visto in due battute, ok, in due misure, lui praticamente fa drop 2, drop 2, 4, drop 2, drop 2, 4, drop 2, parti strette. Vedete, cioè nella stessa frase cambia di continuo. Questo è possibile anche perché avete visto che il tipo di melodia lo consente, cioè è fatto di piccoli frammenti. Drop 2 qui, 2, 4, drop 2, 2, 4, drop 2, parti strette, ok? Quindi interessantissimo, ecco, vedere in così poco tempo quanto riesce a dare varietà e profondità. E se voi lo ascoltate, sentite nella seconda frase questo colore più scuro, perché chiaramente si passa da questo a questo. Ok. Oh, chiaramente qui il resto è molto simile e quindi potete tranquillamente guardarlo, gli ingredienti sono questi. Vedete che ci sono approcci di dominante, niente di mostruosamente complesso. Adesso invece vi voglio far notare alcune cose che magari, ecco, alcuni dettagli che, ecco, da soli magari non riuscireste magari a cogliere esattamente. Anche un po' l'aspetto generale e come fa a lavorare in generale i fiati, questi quattro fiati. Vedete che la prima parte, questa, fino a qua i quattro fiati sono omoritmici, si muovono tutti insieme. Dalla battuta 9, la battuta 9 e 10 è un po' particolare. Perché? Perché in realtà poi improvvisamente inizia questo riff. Prima della chiusura, in questo riff lui nella prima lo ripropone praticamente quattro volte e ogni volta è diverso. Adesso vedremo come lo ripropone. La prima volta dei quattro fiati uno non suona e lui i tre fiati gli fa fare tre gesti diversi, cioè uno fa, vi ricordo che qui c'è un pedale di sol,
blues, il riff è bluesy e pentatonico, è basato sulla pentatonica minore. Ok, do mi fa fa mi fa. Cosa fa? Uno fa questo, il contralto fa quel sol in levare, quindi ha un ruolo di pedale, ok? E sostanzialmente va a rinforzare l'idea del pedale. E il sax tenore fa questo. Quindi si sente. Questo si bemolle là che sembra dare, a me fa suonare tipo si bemolle fa, sembra, su pedale di sol. Quindi è molto interessante. Quindi qui ricava tre ruoli per i tre fiati, fino a questo momento tutti omoritmici, poi improvvisamente si smonta tutto e i tre fiati fanno tre cose diverse. E abbiamo detto il riff, do mi fa fa mi fa, do mi fa fa mi do, la prima volta si presenta così, poi sale l'ottava sopra, poi c'è un'altra volta leggermente modificato nella chiusura. Come vedete qua non ci sono sigle, perché neanche nello spartito ci sono sigle, la ritmica fa soltanto sol, fa il pedale di sol. E adesso qui è interessante vedere lui come ha armonizzato questa cosa, e questo è un ottimo passaggio per capire l'armonizzazione parallela. Cosa intendo quando dico, ecco, che l'armonizzazione parallela è ottima per i momenti sul pedale? Ma come vi ho detto anche nell'ultima lezione, cioè funziona non solo perché c'è un pedale, ma perché c'è una melodia di un certo tipo. In questo caso c'è una melodia pentatonica, una melodia basata su un riff blueseggiante. Allora funziona, perché se la mia melodia è troppo articolata, non ha, come dire, non ha elementi ripetuti, ma è un continuo flusso, ha molti cromatismi, cioè non definisce bene un ambito, e difficilmente funziona l'armonizzazione parallela. Ma in questo caso qui invece funziona benissimo. Adesso vedremo praticamente quali sonorità lui mette in parallelo. Allora, quindi siamo alla fine di battuta 10 verso battuta 11. Le note sono do mi fa fa mi fa, do mi fa fa mi do. Ora, se io scendo da quel do, incontro do sol re. Questo è un voicing per quarte, sono tutte quarte giuste. Se io scendo dal mi bemolle, la nota dopo, mi bemolle, si bemolle, fa, do, ancora quarte giuste. Se vado al fa, la nota dopo, e scendo, fa, do, sol, re. Quindi sol, ok. Quindi questo è un primo cosa da copiare, cioè prima cosa da mettere nel catalogo, spostamento, cioè voicing quartale, quarte giuste, funziona perché è una sonorità, cioè potrei continuare a spostarmi, funziona sempre, perché comunque ha un suo suono. In più la melodia è pentatonica. Ok, quindi questo primo caso, cioè parallelismo di quarte. La frase dopo, cioè quella tra battuta 12 e 13, le note sono sempre quelle. Do, mi, fa, fa, mi, fa. Ok? Queste hanno un'altra sonorità. Se scendo dal do, la, mi, do diesis.
quindi sentite sul pedale di sol. Se scendo dal mi bemolle, do, sol, mi naturale. Se scendo dal fa, fa, re, la, fa diesis. Ok, sentite che qui non è più quartale, ma è molto... questo cos'è? Chiaramente è difficile dargli un nome, cioè, o meglio, ne ha tanti di nomi. Cioè, questo potrebbe essere letto come, scendendo da Do, La, Mi, Do diesis, potrebbe essere un diminuito con le tensioni, cioè Do diesis, Mi, poi al posto del Sol c'è il La, al posto del Si bemolle c'è il Do, quindi una conformazione di un diminuito con le due note sopra tensione, potrebbe essere un La settima alterato, però non ha, capito, senza la tonica, quindi terza, quinta, settima, diesis, nona, quindi La settima alterato che diventa Do settima alterato, che diventa Re settima alterato in parallelo, potrebbe essere un Mi bemolle 7 nona bemolle, potrebbe essere anche un Do 7 bemolle 9, cioè può essere un po' di tutto. Io personalmente mi ricordo proprio la conformazione intervallare del voicing, cioè questo. Che quindi come è fatto, cioè terza maggiore, quarta, terza minore, quarta, terza minore. Terza minore, quarta, terza minore. E procedo in questo modo. Quindi sonorità numero 2 è un po' più acida, ok? Sempre in parallelo. Ma qui c'è un colpo di scena perché lui non fa tutta la frase come ha fatto prima, no? Parabarabara, parabarabara, con lo stesso tipo di parallelismo. Ma qui fa soltanto... perché poi tra 13 e 14 cambia di nuovo. Nell'ultima fase, se guardate, le note sono Do, La, Mi e Si bemolle. E qui diventa più leggibile, perché questo è chiaramente un Do settimo. Con al canto la tonica è in drop 2 e c'è il La al posto del Sol, quindi tredicesima. Quindi sarà Do settima, Mi bemolle settima, Fa settima, Sol bemolle. Ok, quindi sono tutte dominanti che si spostano. Quindi abbiamo visto qui in queste sei misure praticamente tutta questa roba, tutte queste tecniche, cioè tre tipi di parallelismo: parallelismo quartale, parallelismo con quel voicing, diciamo, diminuito con due tensioni, diciamo così, forse la cosa più chiara, con al canto la tensione, e poi dominante con al canto la tonica in drop 2, ok, con la tredicesima in drop 2. In più c'è quel piccolo momento in cui il gruppo di fiati si divide, cioè ognuno fa un elemento preciso, uno fa la melodia, uno va a rinforzare il Sol, cioè la nota di pedale, e uno fa un pochino di note d'armonia. Ok? Quindi vedete quanta roba c'è in così poco tempo, in 12 battute. Oh, poi l'unica roba che vi voglio far notare in questa parte finale, vabbè, innanzitutto c'è uno scenario nuovo perché e per una battuta che è la battuta 15, cioè se
è uno scenario che finora non c'è stato, cioè è uno contro tre, cioè uno fa la melodia e la tromba e gli altri tre fanno degli spread voicing, cioè fanno mi sol do, scusate, la mi sol, sì, che perché il do è qua, sì. Quindi sono tre contro uno, che finora non c'era mai stato questo, perché erano tutti quattro insieme o tre divisi. E poi c'è un altro scenario ancora nuovo, cioè due più due. Il contralto e la tromba ad unisono fanno... eccetera, eccetera. E il brano prende un carattere un po' gospel, cioè questo pa ba pa 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 pa. Ok? Quindi vi voglio far notare questo. Un'altra cosa interessante che vi può essere molto utile è questa, cioè il contralto nella parte melodica, questa è esattamente insieme alla tromba. Poi quando arrivano anche gli altri a fare questo tipo come fanno nel primo accordo, fanno questo, la tromba e il contralto non sono più all'unisono, il contralto si divide e va a fare una delle note d'armonia, perché lui non spreca chiaramente un'altra nota per la melodia, no? Ha solo quattro voci, quindi le utilizza tutte e quattro diverse e nell'accordo, quindi vuol dire che anche in un passaggio melodico, quando poi alla fine di un passaggio si apre un accordo, ognuno torna a fare il proprio ruolo all'interno dell'accordo e poi ricomincia la parte melodica. Ok, questo è importante. L'altra cosa è guardare un po' come lui ha realizzato questi voicing, questi voicing, diciamo, nella figura ossessiva, quindi nell'ostinato. Innanzitutto, sai, avendo il sax baritono, a tutti noi forse sarebbe venuto in mente di fare, di dargli le due fondamentali, cioè tipo battuta 17, fa e do, non so, avremmo fatto poi no? Con il baritono che fa le due toniche. Lui invece no, guardate bene cosa fa. Tiene, fa una cosa proprio veramente che richiama lo spirito del gospel, cioè i due estremi, agli estremi mette la stessa nota, cioè mette la nota al canto. Fa la do mi re do la la, battuta 17, do do, il baritono fa do do. Cosa si muovono dentro? Si muovono, sentite? E poi sentite com'è più bello? Tiene fa e do agli estremi, ok? Questo naturalmente per battute 17, 18, 19, 20 e 21, poi vediamo magari qualcosina che cambia, però nel grosso, ecco, questo è interessante perché muove le due voci interne, ok? Quindi il fa che va a do fa andare il la al sol nel tenore e il fa al mi nel contralto, e i due do stanno fermi. Se va, è molto più efficace che fare questo, in cui sprecherei tantissimo facendo fare al baritono fa do. Un paio di versi sono questi a battuta 23, perché chiaramente poi cambiano gli accordi, però appena può, vedete, a 25, 26, 27, 28 ritornano due voicing esattamente uguali, 25 con il sol al canto, poi un tono sotto, poi torna qua. Ok. Dicevo 23-24, chiaramente l'armonia
settima, qui proprio spirito al di brutto. Anche qui il baritono non fa le toniche, attenzione, è il canto mi do, dall'alto mi si mi sol diesis. Guardate che il mi e il sol diesis stanno in un rapporto perfetto al canto. Sentite che roba? Cioè sol di, mi contro sol diesis è una decima, suona da Dio. Do contro la è un altro intervallo di decima, terza. Quindi suona benissimo. Poi c'è do col sol, cioè do è battuta 24, do. Do, la, mi. Fa andare il sol la fa diesis che con il do fa il tritono, quindi è molto sonoro. E poi riprende lo stesso tiritera di prima con le ottave. Ok? Quindi ecco, vedete quante piccole cose ci sono in un tema, con poi l'ultimo tema è uguale, non c'è nulla di nuovo, assolutamente tutto già detto. Ok, quindi adesso voi magari ve la riascoltate, vi andate a guardare bene nota per nota queste cose e annotatevi soprattutto queste piccole cose, quindi questo discorso dei drop, ok? La necessità di fare drop quando alcuni strumenti bassi, gravi non arrivano più nell'acuto, oppure perché voglio aggiungere frequenze basse al fraseggio, attenzione a non superare il fa con le tensioni, attenzione alle none bemolli nei voicing che si possono creare, queste sono due cose importanti. Di solito più sale la melodia e più si tende ad aprire, però abbiamo visto qua che è anche una scelta di stile, non è solo una necessità, ok? Necessità, ma poi c'è la necessità stilistica di variare un po'. Quindi avete visto, anche in un breve passaggio lui alterna moltissimo nel fraseggio i drop. Qui la melodia è particolare, fatta di frammenti, lo permette. Non in tutti i temi è possibile, però ragionate anche su questa cosa. Per passaggi interi molto lunghi conviene utilizzare o drop 2 o parti strette. No drop 3, no drop 2, 4. Quelli solo per piccoli passaggi o note isolate. Oppure i drop servono anche a smussare, abbiamo visto i salti, se la melodia fa un salto importante, quelli sotto magari non fanno lo stesso salto, se no ci sarebbe anche uno sbalzo dinamico troppo forte, quindi meglio smussare con un drop. E poi abbiamo visto bellissima questa cosa del parallelismo, almeno tre soluzioni qui, quindi il quartale, le dominanti e il diminuito con le tensioni, quindi tutti che vanno in parallelo, i vari tipi di scenari, scenario omoritmico, scenario 2 più 2 nella parte finale, scenario melodia accompagnata con pallettoni tipo battuta 15, ok? Lo scenario invece battuta 9-10 in cui ci sono tre fiati, ognuno fa un piccolo elemento condiviso, quindi c'è praticamente tutto quello che vi può servire già per impostare un lavoro o riflettere un po' su le cose che abbiamo detto, ok? Poi nel prossimo video vi farò vedere i voicing a tre voci e cinque voci, ok? Adesso lo riascoltiamo un attimo alla luce di queste piccole osservazioni. Rapporto tra baritono e melodia.
ok? E naturalmente nella cartella avete, adesso non lo guarderemo perché guarderemo altre cose, però c'è anche Stolen Moments che viene dallo stesso disco, che è un bellissimo arrangiamento. Ok, quindi vi invito a guardare, analizzare anche quello, ok? Vi auguro buon lavoro e al prossimo video. Ciao!